stata una partita dove la stavamo gestendo abbastanza bene, poi abbiamo preso un gol su una palla inattiva dove ci dobbiamo mettere più attenzione perché non possiamo prendere questi gol così in casa. Dopo comunque siamo stati bravi a recuperare la partita, però ormai era troppo tardi, l'abbiamo recuperata all'ultimo minuto e quindi non abbiamo avuto la possibilità per poterla vincere. Mentre la tua esperienza a Siena a livello personale, come sta andando? Per il momento molto bene, mi sto trovando molto bene, sono contento di essere qui e spero di poter fare sempre meglio e di fare più partite possibili. Hai dimostrato grande duttilità in campo, giocando sia a destra che a sinistra. Come ti stai trovando? Ho sempre giocato sia a destra che a sinistra. Il mio ruolo naturale è giocare esterno di centrocampo, magari in centrocampo a 5 a destra. Lì credo di poter dare il mio meglio, di poter rendere al massimo. Però ho sempre giocato, mi trovo bene anche a sinistra. Posso giocare sia una difesa a 4 che a 5, quindi non ho grandi problemi, mi adatto molto bene. Mentre del girone A, cosa pensi? Un girone molto equilibrato, con 3-4 squadre attrezzate per lottare, per vincere, e noi siamo una di quelle, quindi bisogna cambiare marcia soprattutto in casa e lottare per vincere. Il campionato della Robur fino a questo momento? Fuori casa molto, molto positivo, in casa ancora non abbiamo trovato la vittoria, però credo che continuando a lavorare la vittoria arriverà a breve. Domenica ci aspetta la trasferta con la Pergolettese. Che partita ci dobbiamo aspettare? Sicuramente una partita importante da non sottovalutare, bisogna andare lì con la concentrazione giusta e fare i 3 punti a tutti i costi.